Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati alla nostra video analisi settimanale sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è mercoledì 31 luglio 2019, focus di oggi sul FTSE MIB, quindi andiamo sul grafico per cercare di capire quelli che possono essere i prossimi scenari legati al principale listino di Piazza Affari. FTSE MIB che abbiamo visto, insomma, in evidente difficoltà nel corso delle ultime sessioni dopo l'aggiornamento dei massimi annuali, quota al 22.300 punti settimana scorsa, che si è rivelato peraltro essere un falso breakout, poiché il mercato da qui in avanti, qui eravamo sulla scorta della riunione della BCE, da qui il mercato, vedete, è sceso fino a correggere pesantemente anche nella giornata di ieri, testare quota 21.200 punti. Quindi cerchiamo di capire ora quali possono essere gli sviluppi futuri, quindi se ci potrà essere un'estensione delle vendite, oppure, insomma, ecco, il mercato sarà più propenso, maggiormente propenso a riprendere la corsa al rialzo. Innanzitutto, quello che dobbiamo dire è che qui abbiamo, vedete, identificato il canale principale attraverso il quale il mercato ha scambiato dall'inizio dell'anno. Vedete qui anche dei canali intermedi che ben delineano la successione dei massimi e minimi di swing, e quindi vedete che il mercato in questo momento si sta avvicinando al test di livelli interessanti. Perché? Perché siamo sulla linea mediana, sul pivot mediano di questo canale, e quindi è chiaro che se il mercato riuscirà a reagire su questi livelli e a rimanere, insomma, nella parte alta di questo canale, questo sarà comunque un segnale di forza, perché comunque significa che il mercato, insomma, avrà ancora benzina in corpo per andare a proiettarsi verso i massimi, quantomeno sul test dei nuovi massimi annuali. Viceversa, se il mercato, insomma, dovesse spingersi nella parte bassa, quindi nella metà più bassa di questo canale, qui è chiaro che si giocherà a questo punto una partita ancor più importante. Quello che ritengo personalmente più probabile è che il mercato possa andare ancora a correggere verso il basso, dove però, insomma, qui su questi livelli, area 20.900-20.800 punti, mi aspetto una reazione del FTSE MIB, perché qui abbiamo dei supporti non solo di tipo dinamico, ma anche di tipo statico e soprattutto di tipo volumetrico, associati a questa che vedete qui, che è questa barra ad ampio range rialzista, che il mercato ha già rispettato, lo vedete qui nel corso appunto del mese di giugno. E quindi, insomma, ecco, ci si attende che anche in questo caso gli acquisti possano ripartire da tali livelli, e quindi idealmente da quota 20.900-20.800 punti, e questo, insomma, potrebbe essere il livello da cui ripartire. Viceversa, è chiaro che se il mercato dovesse andare di fatto ad annullare questa barra, quindi a chiudere magari sotto a questi livelli, beh, a quel punto avremo più di un dubbio su quella che è la tenuta del trend di medio periodo, che, ripeto, è ancora diciamo ampiamente rialzista, e quindi che supporterà, a mio avviso, nella seconda parte dell'anno, per quello che è il contesto attuale, ancora dei rialzi. Quindi è chiaro che però se il mercato, insomma, dovesse uscire da questo canale, insomma, e nella fattispecie dovesse andare a scambiare sotto quota, a tornare a scambiare sotto quota 20.000 punti, è chiaro che a quel punto avremo a che fare con una debolezza non più soltanto di breve termine, ma con un qualcosa, insomma, ecco, che potrebbe poi riservare sorprese anche nella seconda parte dell'anno, sorprese, insomma, non in senso positivo, chiaramente. Però, ripeto, la mia view è ancora che il mercato andrà a reagire su questi livelli, quindi 20.800-20.900 punti, perché, insomma, ecco, ritengo che comunque l'outlook in questo momento sia ancora invariato, e questo è un livello dove attendersi, insomma, nuovi acquisti. Andiamo adesso, al solito, a commentare alcune operazioni svolte nel corso delle precedenti sessioni dei nostri trading system. E quindi, qui vediamo un'operazione aperta nella giornata di lunedì, mantenuta in overnight. In questo caso, vedete, siamo entrati alle ore 14:30, quota 21.790 punti,
punti, lo vedete qui, il mercato che nella sessione appunto del 29 rompe al ribasso questo supporto, lo vedete qui, supporto di breve a quota 21.790 punti, sul retest di questo livello, appunto dopo il breakout, entriamo a questo punto short, vedete che il mercato torna a scambiare sotto quota 21.790, in questo caso l'operazione viene mantenuta overnight e viene chiusa, lo vedete qui, alle ore 10:10 della giornata di ieri, 21.420 punti, su quella che è stata l'espansione di volatilità, quindi nuova mossa al ribasso dopo appunto le prime 2 ore di contrattazione. In questo caso vedete che il guadagno totale è di 370 punti di FTSE MIB Future. Io al solito vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu. Per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net. Anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti.